È tutto studiato per garantire sicurezza e trasparenza, sia si parli di una moschea, sia si parli di altre confessioni. Dario Bianchi, consigliere regionale della Lega Nord, non ci sta e risponde alle polemiche di questi giorni di quanti hanno ribattezzato legge anti-moschee il provvedimento che modifica la legge regionale riguardo alla pianificazione dei luoghi di culto religiosi. Mi sembra sinceramente un atto dovuto, è fondamentale disporre di una regolamentazione dettagliata, sottolinea, e soprattutto le persone devono poter dire la loro. Il via libera alla legge che introduce regole più severe per la realizzazione di nuovi edifici di culto prevede infatti da una parte norme precise, dall'altra la possibilità per i cittadini di esprimere un parere attraverso un referendum consultivo indetto dal Comune. La nuova legge non è anti-moschee, sottolinea Daniela Maroni, consigliere regionale della lista Maroni Presidente, vale per tutte le confessioni e punta a dare regole urbanistiche uniformi, precise e dettagliate per concedere le autorizzazioni. Sinceramente si tratta di una serie di disposizioni che ci aspettavamo venissero determinate e studiate, considerata anche la situazione sempre più tesa. A Roma interviene il consigliere regionale di Forza Italia Alessandro Fermi, ma visto che nessuno si è mosso lo abbiamo fatto prima noi a livello regionale. È assolutamente una buona legge, spiega il collega di Fratelli d'Italia Francesco Dotti, soprattutto in un momento come quello attuale dove la sicurezza è a rischio, ben venga dunque, chiude un maggior controllo del territorio. Diametralmente opposta alla posizione del consigliere del PD Luca Gaffuri, è una legge ideologica, verrà impugnata a livello costituzionale perché vuole colpire la cultura islamica e discrimina non riconoscendo il diritto di esercitare la propria fede. Secondo la nuova normativa, i prossimi edifici di culto dovranno avere congruità non solo architettonica ma anche dimensionale con le caratteristiche del paesaggio lombardo, così come individuato nei piani territoriali regionali. Dovranno poi essere dotati di telecamere direttamente collegate con la questura. Dovranno anche avere un parcheggio in misura almeno doppia rispetto alla superficie del pavimento dell'edificio. Di nuovi spazi per la preghiera, in modo particolare del caso di Cantù, dove da tempo si discute sulla possibilità di realizzare una moschea, si parlerà venerdì sera a Nessun Dorma, il talk show di Espansione TV in diretta dalle 21 alle 23. Per assistere alla puntata dagli studi di ETV è possibile prenotare un posto allo 031 33 0061 oppure si può scrivere una mail all'indirizzo nessundorma@espansionetv.it.